21 gruppi creati in città, di cui 3 in corso di attivazione, 750 iscritti e 142 messaggi d'allerta scambiati a partire da quest'estate. Sono i numeri del progetto Fatantam ideato dall'amministrazione comunale per prevenire i furti nelle abitazioni, instaurando nel frattempo nei quartieri un miglior rapporto di vicinato. Partendo dalla segnalazione di un membro del gruppo mediante un sistema di messaggistica online, gli abitanti di un quartiere, di una zona, di un isolato, di una via, a seconda delle dimensioni del gruppo, vengono avvertiti se individui sospetti si stanno aggirando fra le case, se sono in corso ruberie, se sono in circolo truffatori o se stanno avvenendo fatti strani, e in questo modo possono prendere precauzioni, anche solo accendere le luci di casa per segnalare la propria presenza a possibili malviventi, senza ovviamente intervenire personalmente. Visti i buoni esperimenti di quest'estate con il sistema adottato nel Forese, nelle zone periferiche di Faenza o attorno alle mura, con il primo gruppo in centro storico in via di attivazione nella zona attorno a Rione Nero, vista la buona collaborazione instaurata con le forze dell'ordine, il Comune ha quindi deciso di dare un ulteriore impulso divulgativo al progetto. Siamo, direi, abbastanza soddisfatti. L'estate è stata un'estate, sia l'estate che l'autunno, questo inizio dell'autunno sono stati molto intensi per noi, per promuovere il Fatantam e per, diciamo, assistere e supportare la formazione di nuovi gruppi. Attualmente abbiamo una ventina, diciamo, di gruppi, alcuni dei quali la maggior parte sono già partiti, quindi stanno già mandando messaggi di segnalazione, e che coinvolgono per il momento fra i 700 e gli 800 cittadini. Naturalmente questi gruppi sono partiti sulla base dell'iniziativa dei cittadini che hanno chiesto appunto di potersi costituire e che tramite i consigli di quartiere e i presidenti di quartiere si sono attivati per raccogliere adesioni, per riunirci in riunioni nelle quali sono state date tutte le specifiche tecniche e attraverso le quali sono stati fatti letteralmente partire i primi messaggi, diciamo, esemplificativi. Possiamo dire che questi gruppi sono già in attività, sono già partiti diversi messaggi di segnalazioni che in taluni casi hanno dato vita proprio a veri e propri riscontri a livello di indagine delle forze di polizia o comunque ad aumentare in generale lo stato di allerta. Attualmente i gruppi sono distribuiti sul territorio faentino a macchia di leopardo sulla base dell'esigenza, diciamo, delle persone dalle quali è partite. Quello che contiamo, su cui contiamo, è in prospettiva e il più rapidamente possibile di poter estendere questo sistema a tutto il territorio comunale. Quindi per questo motivo siamo qui a insistere, diciamo, sulla presentazione di questo sistema, di cui ribadiamo, siamo convinti di un'efficacia. Efficacia che è senz'altro un'efficacia di tipo preventivo, diciamo, quindi quella che in teoria è più utile per noi, perché è quella che ci permette di evitare appunto di essere visitati dai ladri o di essere soggetti o di essere vittime di attività delinquenziali. Ecco, il progetto Fatantam dovrebbe costituire l'ossatura per un nuovo, diciamo, rapporto fra vicini, per meglio conoscerli, meglio un rapporto migliore. Sì, il progetto Fatantam nasce proprio sulla base che un gruppo di vicinato, per poter essere nelle condizioni di segnalare attività sospette, deve nascere sulla relazione, su una relazione fra le persone che abitano vicine, che si conoscono. Quindi da un sistema di autoallerta, come può essere il Tamtam, che di fatto è uno strumento semplicemente, ci auguriamo che la situazione evolva sempre di più attraverso appunto un rafforzamento progressivo delle relazioni di vicinato e delle relazioni sociali tra vicini di casa. Questo è a nostro parere uno degli antidoti più importanti rispetto alla prevenzione appunto di attività malavitose. Per promuovere il progetto avete varato una nuova politica di informazione attraverso volantini che verranno distribuiti, ma venerdì ci sarà un altro importante incontro, sempre per parlare di sicurezza. Sì, un incontro molto importante che è fortemente legato al Tamtam e alle relazioni di vicinato, perché è un incontro in cui verrà presentato un ambito più ampio del quale il Tamtam costituisce parte integrante, che è il sistema del controllo di vicinato, perché una volta costituiti questi gruppi di vicini, diciamo, essi possono essere non solo svolgere attività di autoallerta tramite gli SMS col Tamtam, ma possono essere protagonisti anche di altre attività di verifica delle vulnerabilità delle abitazioni o di verifica delle vulnerabilità comportamentali e in generale appunto per sollevare e innalzare il livello di allerta e il livello di attenzione.
Per questo venerdì avremo come ospite il dottor Francesco Caccetta, che è un esperto dell'Associazione Italiana del Controllo di Vicinato, che in una serata a partire dalle 20.45 presso le aule del complesso ex Salesiani ci farà un intervento introduttivo al controllo di vicinato con anche tutta una serie di consigli pratici da mettere in campo per innalzare il livello di sicurezza passiva delle nostre abitazioni. Federico Lega per Faenza Web TV.